collezione è nata un anno fa da un brief molto preciso da parte di Alberto Vignatelli, titolare di Luxury Living Group, e con il presidente di Bentley, con il quale abbiamo deciso di portare avanti una collezione casa. E quindi il brief è nato principalmente da un rimando a quello che è il mondo automobilistico, cioè i segni tangibili di questa collezione dovevano essere il richiamo al 100% dell'automobile. Ho passato molto tempo nella fabbrica di Crowe, che è un'ora da Manchester, dove col centro ricerche ho voluto assaporare e capire quelli che erano i dettagli di materiali, di cuciture, di abbinamenti cromatici della Bentley, e da qui poi le forme ovviamente dell'automobile, quella che diciamo in produzione in questo momento, ma soprattutto il museo che loro hanno all'interno della loro fabbrica. Quindi l'unione della forma in termini proprio di automobile, l'unione dell'interno in termini di dettagli di materiali, di cuciture, ha poi permesso di rappresentare all'interno della Bentley Home un filo conduttore che potesse essere quello dell'auto. Poi il mio segno, la mia interpretazione, il mio gusto, soprattutto di collegare, di creare una collezione, non dei pezzi, che potesse dialogare dal divano alla poltrona, al tavolo, alla sedia, all'ufficio, alla library, quindi creare un elemento che potesse, diciamo, coinvolgere un po' quello che è il mondo retail e contract. E da qui poi la scelta ovviamente cromatica, materica dei materiali è stata importantissima, e soprattutto il tema principale è stato anche quello di come rappresentare questa collezione. Quindi è stato progettato a questa casa, perché non è uno stand, ma è una casa che alla fine rappresenta quello che è il mondo Bentley. Quindi le persone che entrano, che hanno acquistato una macchina, qui trovano un ambiente loro, un ambiente Bentley. E quindi da una parte la collezione e dall'altra parte il mood, di presentazione di tutto questo lavoro. Quindi è, diciamo, un processo abbastanza complicato, ma alla fine ha avuto un ottimo successo.